Ciao, oggi vi faccio vedere un nuovo modello, nuovo, dell'estrema ratio, che è arrivato da poco. Si tratta dell'Ontos, è un grosso coltello da campo. Questo è il modello completo di kit da sopravvivenza, ovviamente un survival. Come vedete è verde militare, soliti attacchi molle e fodero in cordura. Abbiamo una torcia di quelle che si spezzano e si accendono, che adesso non mi ricordo come si chiama, Chemical Light. E in questo foderino anteriore, che è attaccato tramite attacchi molle al fodero, vedete, si può anche togliere, abbiamo il kit da sopravvivenza, che in questo caso è contenuto in una scatola di alluminio, e da quest'altro lato abbiamo un affilatore. Logicamente tutto questo ambaradan si può anche lasciare a casa. Il coltello è un coltello da campo, è proprio nuovo, coltello da campo. È da sopravvivenza praticamente. La manicatura è sempre in resiprene, quello che utilizzano loro. La lama è in N690 al cobalto. Spessore 6,3 mm, lama da 170 mm, lunghezza totale 300 mm. Abbiamo un frangicristalli sul fondo. La lama ha varie modalità. Intanto è una lama tanto, molto robusta, ottima come lama da coltello da campo. Sopra abbiamo una seghettatura parziale per scuoiare, per tagliare piccole cose. In più abbiamo una parte piatta che può essere utilizzata per fare buttoning. Il coltello si tiene abbastanza bene, le manicature della estrema ratio sono studiate diciamo, per la mano e sono fatte abbastanza bene. E non abbiamo zigrinatura superiore, ma poco importa perché il coltello si impugna abbastanza bene. La manicatura, come al solito, è smontabile. In più abbiamo due fori, uno qui e uno sul fondo, dove possiamo attaccare un lacciolo per tenerlo poi nella mano. Il coltello non è molto pesante e devo dire che la qualità è abbastanza buona. Abbiamo sempre una copertura testudo della lama nera per aumentare la resistenza alla corrosione e all'ossidazione, anche se l'N690 è un inox. Estrema ratio Ontos.